Paolo, vieni più vicino. Come state? Allora, buonasera, buonasera a tutti. Sono felice, contento, emozionato di essere con Paolo di Zì, con un amico, e a provare, insomma, partirei da una domanda semplice, ma che forse interessa. Allora, come hai trovato Livorno? Allora, intanto mi trovo bene tu, quelli che ho visto, che non vedevo da tanto tempo, che vedo poco, insomma, li ho visto tutti in forma. Sento che l'aria salubre del Libeccio vi mantiene in bellezza e in salute. E poi nulla, sento che la percezione della città sta cambiando. Questo quartiere era il quartiere dove ci affacciavamo quando io ero al liceo, solo la sera, perché non c'era Carlino, un ristorante, quello lì, e poi era tutto mezzo diroccato, i fossi puzzavano di bottino, i lampioni erano sgangherati, la Venezia era un luogo, insomma, poco attraente. Adesso è diventata formidabile, uno splendore. Sono contento di averci una casa qua vicino, è diventata la mia casa, la prima casa che ho posseduto, e trovo che la città stia cambiando fisionomia, nel bene anche, nel senso che è più aperta, vedo tanti stranieri, vedo tante persone con le guide turistiche in mano, i ristoranti tutti pieni, gli stabilimenti balneari sold out. È diventata una città turistica, era una città di operai. È meglio, è peggio, tutte e due le cose, insomma, è sicuramente il mutamento, significa anche che è un posto vivo, quindi che non sta morendo. Beh, allora, a proposito di cose che sono cambiate, che sono cambiate anche tanto negli anni, tu sei appena tornato da Ventotene, cosa eri andato a fare a Ventotene? A Ventotene sono andato per 3 mesi circa a girare un film. Ma si può dire qualcosa? Sì, si può dire, anche perché si è già un po' sparsa la voce. Poi c'è la ricciolosissima giornalista del Corriere della Sera, Fiorentino. Ci sei, Ginevra? Che ha pubblicato l'altro giorno già delle anticipazioni. Ma ha preso disegni da Instagram, li hanno spaparanzati a gratis. Pronto? Ci sei, Ginevra? Senza nemmeno chiedermi il permesso. È stato un ritorno in un luogo dove avevo girato il mio secondo film, dove avevo ambientato appunto la disputa tra due comitive di villeggianti nell'Italia dell'estate immediatamente successiva al trionfo elettorale inaspettato di Berlusconi, e quindi avevamo provato a raccontare l'aria del tempo attraverso le vacanze diverse di due comitive. Tornare lì 27 anni dopo è stato soprattutto come riagganciarsi a un romanzo, come faceva Dumas con i Tre Moschettieri, insomma, 20 anni dopo. Cioè andare a ritessere le fila di vicissitudini umane, familiari, personali, e a tenere sotto traccia un discorso sull'Italia. Però insomma sotto, perché poi le cose emergono, specialmente appunto gli intenti anche di satira sociale e politica, emergono naturalmente, spontaneamente. Quello che mi stava comunque a cuore erano le relazioni umane, i rapporti familiari. Abbiamo scritto una serie per la TV dal titolo La Beffa, dedicata all'estate dell'84 a Livorno, per raccontare quello che era successo quell'estate, ovvero la decisione del comune di Livorno dell'epoca di cercare nel fosso reale le leggendarie pietre che Dedo, che Amedeo Modigliani aveva, si diceva, secondo certi racconti, scagliato in un momento di rabbia nelle acque torbide dei fossi prima di ripartire per Parigi nel 1909.
quell'estate, io me la ricordo bene, avevo 20 anni, era l'ultima estate che ho passato da livornese, perché poi l'anno successivo, nel 1985, mi sono trasferito a Roma. E l'idea di raccontare quella storia, che a lungo, alla quale avevo pensato a lungo, mi sembrava importante per tanti motivi, e quindi sono stato incoraggiato in questo da Carlo, da Simone e da Vanessa Picciarelli, che ha scritto le sceneggiature con noi, e avevo provato a superare delle resistenze, diciamo, di carattere umano, psicologico, dal momento che si mettevano in scena delle persone reali, molte delle quali ancora vive, che appunto erano con dei nomi e dei cognomi. Ecco, il progetto al momento è sospeso. È sospeso perché, e qui si può essere interessante capire le modalità del racconto cinematografico nell'epoca delle piattaforme e delle serie TV. Ecco, perché quello che ci tenevamo a fare, ed è quello che abbiamo fatto, e Simone ne è testimone, dialogando con Sky per un anno, era di provare a portare dentro il racconto delle serie TV un elemento di verità e non di convenzionalità. Laddove, insomma, la dittatura anche, o perlomeno le norme editoriali che impongono certi schemi narrativi, che sono il protagonista, l'antagonista, il buono, il cattivo, l'acme, la risoluzione, il cliffhanger, e noi volevamo provare a sfidarle, ma contenendo dentro, ma conservando assolutamente la verità. In questo momento, appunto, sono ancora alle prese con la creazione di questa nuova storia, di questo nuovo film, perché le riprese sono una parte ovviamente importantissima, ma la post-produzione altrettanto.